4 gol al Milan pure. Ah, capitano Abrisse, ti ricordi che c'era Abrisse la bandiera nera? Ah, 4 gol al primo tempo, se ne andarono tutti qua. Puoi fare un saluto ai tifosi dell'Avellino che ovviamente ti ricordano grandissimo. Italo Schiavi è stato uno dei mediani più forti che l'Avellino ha avuto in Serie A. Si parlava prima di un'impresa storica dell'Avellino, 4-0 sul Milan. Esatto, grandissima partita. Poi faccio ricordare che fece l'esordio proprio ad Avellino in A contro la Juventus di Scirea, quindi 1-1 gol di Somma, grande pubblico, merita non la B ma la A proprio alla grande, perché è rimasto nel cuore a me e ai miei familiari tutti quanti. Ci ritorno ben volentieri, quindi faccio un grandissimo in bocca al lupo per oggi, che è una partita determinante, importante, spero con tutto il cuore che rimanga proprio in Serie B perché lo meritano. Tanti bei ricordi vissuti con quella maglia che però negli ultimi anni non sta brillando come nei tempi d'oro. Beh, sicuramente nelle società e città sono alti e bassi, però io penso e sono sicuro che Avellino in questo momento meritano effettivamente grosse platee, perché soprattutto per la cornice di pubblico, e spero con tutti i cuori, ripeto nuovamente, che possa nuovamente calcare i campi di Serie A, perché effettivamente è un grande merito per questa città, insomma, perché effettivamente ne ha bisogno poi, tra l'altro. Avvocato, quanti bei ricordi, ricordo tutto quella promozione di grande sofferenza col Gualdo. Dopo la penalizzazione di 2 punti, però, altrimenti l'Avellino sarebbe arrivato prima. Comunque, io sono legatissimo alla città di Avellino e sono legato soprattutto al Comitato Sibilia, tutta la famiglia Sibilia. Ho sentito prima il senatore Cosimo Sibilia, al quale ho fatto i miei complimenti, mi aveva invitato di raggiungerlo stasera alla sua festa al Catedia di Mercogliano. Chiaramente sarà Cesera, mi è un po' impossibile. Spero di fargli un regalo dicendogli che l'Avellino ha sbancato Cesera. Sa benissimo che Sibilia è tornato allo stadio. Stima e affetto. È tornato soprattutto quindi vicino al lupo Sibilia, al suo grande amore. Quanto può contare il carisma di un personaggio come Antonio Sibilia? Il Comitato Sibilia ha detto che il suo sogno, prima di ancora 100 anni di vita, ma il suo sogno è quello di portare l'Avellino in Serie A. E quello di Nucifora? Quello di Nucifora? E beh, se potessi partecipare sarebbe per me una grande soddisfazione. grazie avvocato.